Il secondo acquisto importante dell'Atlante Grosseto. Intanto un benvenuto ai microfoni di Grosseto e ai microfoni di Grosseto Sport a El Johari, italo-marocchino, che sei un po' da italiano, diciamo naturalizzato. Perché Grosseto? Intanto buonasera a tutti, grazie per il benvenuto. Alla fine ho deciso di venire qui all'Atlante Grosseto perché sono stato contattato dal mister Alessandro Izzo e mi ha parlato del progetto, mi ha parlato della società e sinceramente mi ha convinto e devo dire che anche una cosa che mi è piaciuta molto, che ho visto che questa società crede nel settore giovanile, perché ho visto i risultati dell'anno scorso. Tanta roba, eh? Sì, e sinceramente questa cosa mi è piaciuta tanto. Come ha detto Leandrinho, Leandrinho ci tra i primi 8 in Italia. No, per l'Atlante è arrivata tra i primi 5, poi quei 3 ripescaggi che hanno permesso al Venezia Mestre di rientrare e poi magari battere l'Atlante. Sì, certo, questo è importante. Poi comunque la società mi ha dimostrato disponibilità, serietà, società ambiziosa. Tu sei giovanissimo, possiamo dire anche quanti anni hai? 26 anni. Io lo sapevo, però facevo perché nonostante i tuoi 26 anni hai una milizia lunga in Italia. Sì, io comunque praticamente nasco qui, sono venuto caro molto piccolo perché anche la mia famiglia sta qui nella città di Treviso. Prima giocavo calcio. Bellissima 11. Città tra l'altro. Sì. Prima giocavo a calcio 11, poi all'età di 16 anni ho iniziato a giocare a calcio 5 con la Marca, ho fatto un anno Marca due, Trevigiana. Marca Trevigiana, poi all'Alta Marca, lì dove sono cresciuto, dove ho fatto tutti il settore giovanile, poi che eravamo in prima squadra facevamo all'epoca la C1. E poi sono andato... Ecco, la C1 era paragonabile a una B di oggi. Assolutamente sì, era una C1 veramente di qualità, di valore. Poi passo al Carracchiupano, il mio primo anno nei campi nazionali. All'età tutte di... squadre che con l'Atlante negli anni scorsi ha giocato insieme. Sicuramente, sì, sicuramente. All'età di 18-19 anni, dove vinciamo il campionato di B. Poi passo al Vicenza, anche là è stato un anno molto importante per me, sono cresciuto molto, ho imparato tanto. Poi sono ritornato all'Alta Marca, dove alla prima stagione siamo arrivati secondi, però il Covid era l'anno del Covid, ci siamo fermati tutti. Il secondo anno abbiamo sempre vinto il campionato di B, e poi facciamo la 2, ci salviamo tranquillamente, è stata anche quella una stagione fantastica. Poi è stato al Sala Consilina, che è una società molto, molto importante, che adesso milita in A1. E poi al Città di Mestre l'anno scorso, che ci siamo giocati i playoff insieme a Leandrinho. Insieme a Leandrinho, che conosci già, c'è una certa affinità anche. Sì. Che abbiamo perso contro Cosenza, che alla fine è stata la squadra che è salita. Alex, giocava Alex, e anche quello il nostro ex giocatore. Al Cosenza? Sì, mi sembra. Può essere, sì, può essere. Comunque, ecco, per farti conoscere meglio, in campo, dov'è che ti piace sostare, anche se nel calcio a 5 chiaramente un cenne. Un difensore, attaccante, pivot, ma cosa prediligi fare in campo? Poi il mister deciderà dove utilizzarti. Certo, come dice lei, nel calcio 5. Dammi del tu. Ok, come dici te, nel calcio 5 è importante saper fare tutto. Io nasco come laterale, laterale più offensivo, e mi piace anche fare gol, fornire lo stesso assist, più o meno gioco che dovrebbe praticare anche il tuo collega Leandrinho. Più o meno sì, siamo abbastanza simili. Offensivi, lui, ecco. Offensivi, lui ha molto più e poi c'è anche Matteo. E c'è anche Matteo. Tutti sì. Un po' che puntate la porta spesso. Sì, speriamo di vederlo spesso quest'anno. Io ti ringrazio. Grazie mille. E Johari, come ti preferisci chiamarti? Johari, proprio, non c'hai un nome particolare? Tutti mi chiamano Rafa. 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 Bene, io quando faccio le formazioni ti metto Rafa. O El Johari, come preferisci te. Benvenuto a Grosseto. Grazie mille. Ai microfoni di Grosseto Sport, con la speranza di far vedere anche ai tuoi familiari ogni tanto le immagini che dovremo fare anche quest'anno con le dirette da Grosseto. Speriamo. Grazie mille. Forza Grosseto. Benvenuto. Ciao. Grazie mille. Buona serata.